esperienza delle banche che abbiamo visto, che abbiamo in qualche modo siamo stati vicino a voi, perlomeno ci abbiamo provato. Io spero che da questo sia nato un modo diverso. Un modo diverso per capire il mondo del lavoro e per noi capire il mondo della scuola, cioè una cosa reciproca assolutamente. Ecco, io vi ringrazio tutti perché per me, ripeto, è stata un'esperienza notevole, e anche se io non ho partecipato poi di fatto in via diretta alle vostre esperienze, però le ho viste intervenire e raccontate stamattina, le altre sulla brochure, cioè si vede che c'è lavoro e soprattutto convincimento sulle cose che nella vita sono due cose importanti. Ecco, io vi ringrazio, vi auguro buon pomeriggio e soprattutto buona vacanza, visto che sta cominciando i prossimi giorni. Bene, grazie, ciao. Allora, io faccio una breve disamina di quello che diciamo abbiamo fatto durante questi 6 mesi. Qui sopra oggi ci rivedete, noi siamo il gruppo che praticamente ha organizzato e coordinato tutti gli 11 progetti di alternanza scuola-lavoro. Questa mattina abbiamo avuto la prima parte in cui sono stati presentati i progetti che vedete sul programma che vi è stato distribuito, e abbiamo avuto l'opportunità anche di vedere due video relativi ai percorsi di alternanza scuola lavoro degli studenti dell'istituto, uno di Barcellona Pozzo di Gotto e l'altro di Palermo, che sono stati seguiti dai nostri colleghi ISPRA che si trovano appunto nelle due sedi operative siciliane. Oggi questo evento è organizzato grazie alla collaborazione degli studenti dell'Istituto Einaudi, i quali hanno partecipato proprio al percorso formativo che riguardava, che titolava organizzazione di eventi di natura ambientale. Quindi oggi pomeriggio li avete conosciuti, sono quegli studenti che sono al desk e che proprio hanno organizzato tutta la giornata. Loro, proprio per la caratteristica del loro percorso formativo, hanno avuto modo di partecipare a diversi convegni anche organizzati da ISPRA, e di conseguenza ci è parsa un'occasione più che buona quella di renderli partecipi anche in prima persona di questo evento. Tra l'altro abbiamo avuto anche l'opportunità oggi di coinvolgere altri due studenti sempre di quell'istituto, i quali seguendo l'indirizzo grafico e marketing ci stanno dando un aiuto per quanto riguarda la realizzazione di piccole clip, quelle che avete visto registrare poco fa, perché abbiamo in prospettiva, oltre che aver realizzato quel quaderno che abbiamo pensato di stampare e lasciarvi proprio cartaceo, anche di tradurlo poi in uno strumento multimediale a cui abbineremo appunto queste brevi interviste che stiamo registrando. Da parte nostra, a livello organizzativo, abbiamo profuso il massimo impegno in questa iniziativa, anche perché l'ISPRA è molto sensibile ai temi dell'educazione e formazione ambientale, e quindi quella dell'alternanza scuola-lavoro ci sembrava ai vertici, diciamo, una grandissima opportunità per poter diffondere nelle vostre generazioni e quindi anche nelle generazioni future i temi dell'educazione e della sostenibilità ambientale. A questo punto diciamo che a livello nostro organizzativo, come sapete, vi abbiamo consegnato a fine percorso una sorta di questionario e vi abbiamo sottoposto alcune domande. Non abbiamo elaborato tutti i dati, però siamo arrivati quasi al 50% dell'elaborazione, e volevo comunicarvi che le motivazioni che la maggior parte di voi hanno spinto a seguire questi percorsi di alternanza sono state, è stata innanzitutto la curiosità verso le tematiche che venivano proposte, e poi la volontà di approfondire determinate conoscenze
tecnico-ambientali. Una buona parte anche perché praticamente sono stati consigliati poi di fatto dai professori che li hanno indirizzati verso questi percorsi formativi. Dal punto di vista invece dell'efficacia di questi percorsi formativi, quasi unanimemente è stata riconosciuta la chiarezza degli argomenti e del materiale distribuito, salvo qualche caso in cui è stata evidenziata l'eccessiva tecnicità o specialità del materiale che è stato fornito. Comunque è stata riconosciuta la completezza degli argomenti e comunque in linea generale sono stati ritenuti dei percorsi formativi interessanti e utili per ampliare le conoscenze. Dal punto di vista organizzativo, sia le strumentazioni tecniche utilizzate che i locali sono stati riconosciuti in linea generale idonei e il giudizio complessivo per quanto riguarda la parte di questionari elaborati è stato come giudizio riconosciuto molto buono. Questa era in sintesi un'analisi conclusiva per quanto ci riguarda di questi percorsi di alternanza e siccome appunto io ho utilizzato degli aggettivi se vogliamo per definire quelli che sono stati quello che è la valutazione che avete espresso rispetto a questi percorsi, io adesso passo la parola a Tiziana Mezzetti, la quale vuole un attimo movimentare questo pomeriggio perché proporrà un brainstorming a cui siete chiamati a partecipare, per cui adesso dovrete fattivamente partecipare perché lei vi condurrà in un piccolo gioco in cui in una prima parte partecipate voi studenti, ma poi nella seconda parte, quando vengono presentati progetto per progetto, i tutor sono invitati da parte loro a partecipare nella modalità che adesso Tiziana vi spiegherà. Salve, io sono Tiziana Mezzetti, faccio parte anch'io del gruppo di coordinamento a supporto dei progetti di alternanza scuola-lavoro. E mi riallaccio a quello che diceva prima poco fa Elvira. Per noi è stata una prima esperienza questa dei progetti di alternanza lavoro. Ci abbiamo messo il massimo impegno e tanto entusiasmo e quindi io spero veramente che questa sia stata per voi un'esperienza formativa positiva che vi sia utile nel vostro bagaglio della vita lavorativa futura. Ho sentito poco fa nelle interviste che qualcuno ha trovato difficoltà, pur ritenendola un'esperienza interessante, a far collimare le ore di alternanza con quelle scolastiche. E proprio per questo appunto mi piacerebbe, io mi alzo intanto, sapere da voi come è stata per voi questa esperienza di alternanza scuola-lavoro e sintetizzandola in una parola sola. Non ci sono risposte giuste o sbagliate, è un vostro vissuto, quindi mi piacerebbe che ognuno di voi, specialmente insomma chi oggi non presenterà il lavoro, possa dire la sua. È un'occasione, prendetela come un'opportunità. Tu che arrivi con la maglietta verde, tu di quale scuola sei innanzitutto? Del Socrate, come ti chiami? Alessia. Alessia, per te com'è stata questa esperienza? In una parola sola. Interessante, ok. Guarda, alzati così ti faccio sicuro e muovere, che ci vuole un po' di movimento. Qui ci sono dei pennarelli, scegli un colore e scrivilo su questo tabellone. Poi alza le persone su. Siete tutti forza e coraggio. Siete tutti timidi. Guardate, io vorrei dire una cosa, che quello che farete tra poco e anche il fatto di sintetizzare in una parola la vostra esperienza fa parte del vostro bagaglio formativo, perché non sono delle esperienze specifiche, ma sono comunque fa parte di quelle che vengono definite le competenze trasversali, che vi si chiederanno a prescindere da quello che, dal lavoro che deciderete di fare, di cosa deciderete di intraprendere nel vostro percorso futuro di studi. Quindi avanti. Una parola. Sì. Educativa, vieni.
chiamo io, tu con gli occhi rossi. Come ti chiami? Andrea. Guardate, questa cosa l'ho fatta anche stamattina ed è interessante notare come delle parole, ma sì, magari cambia colore che non lo leggono. È interessante vedere come delle parole si ripetono. Quindi interessante, educativa, nuova, poi tu con i capelli. Come? Non hai parole. Puntini sospensivi. Utile, dai. Come? Utile. Utile. Vieni. Poi ancora. Complesso. Bravo. Altre parole? Qui. I pennarelli stanno qui. Tu come ti chiami? Di che sarà la sesta? Sorprendente. Ok. Però io sento che parlate, quindi le parole ci sono. Dovete farle uscire fuori, tu. Io non vi sento, alzatevi e venite qui. Vieni. Ah, vedo che nel frattempo sono arrivati gli studenti del Seneca, quindi vi chiedo a voi se io sono del Seneca. Del Seneca come si chiama? Allora scusatemi la parola perché non. Scusate un attimo, vedo che sono arrivati alcuni degli studenti del Seneca. Non tutti, però vi chiedo a voi di dirmi in una parola come è stata per voi l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro. In Ispra. Interessante. Interessante è già stato lo scritto. Allora scusate, ancora un minuto e chiudiamo, quindi chi vuole sfruttare questa possibilità e vuole scrivere una parola lo faccio. Interattivo, va bene. Interattivo, ok. Benissimo, va bene così, ci sono altre parole? C'è qualcuno che vuole venire a scrivere qualche altra cosa? Sì, sono due mentali quelle del pomeriggio. Allora io adesso chiedo una cosa, chiedo come ho fatto stamattina ai tutor ai tutor ISPRA ma anche ai tutor scolastici di leggere queste parole. Le ripeto, complessa è stata l'esperienza, interessante, educativa, nuova, utile, coinvolgente, interattiva, sorprendente e formativa. Se, lo possono dire anche dopo se vogliono, ora, se si aspettavano queste parole o no, perché no, di darci un feedback su quello che, hanno detto gli studenti oggi. Io concludo il mio intervento, che poi è stato il vostro intervento, perché mi faceva piacere parlare con voi e vorrei ringraziarvi tutti, a partire appunto da voi, i tutor scolastici, i tutor ISPRA, e un ringraziamento particolare lo vorrei fare alla dottoressa Miriam D'Andrea,
a Daniele Antonietti, che adesso non è qui, e a Elvira Gatta, che appunto rispettivamente sono responsabili, lo leggo perché altrimenti poi del Centro Nazionale per l'Educazione, la Formazione e le Reti Bibliotecari, Museali e per l'Ambiente, della Area Educazione e Formazione Ambientale, della Sezione per la Promozione di Progetti di Alternanza Formazione Lavoro, perché questo non era un intervento propriamente istituzionale, quindi io le ringrazio per la fiducia. E grazie a tutti, rilascio la parola a Elvira. Adesso la parola a Beatrice Fernandez, che vi illustrerà come è nato il logo di questo percorso in alternanza scuola-lavoro. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sarò brevissima perché ho fatto questa presentazione in macchina con mio figlio oggi, lo dicevo agli altri studenti, mi ha detto, cioè qui non reggono più di un minuto, quindi sarò brevissima, vi faccio una spiegazione perché, grazie a mio figlio, il logo è stato pensato, un logo per l'alternanza, perché sarebbe stato utile individuare con dei riferimenti grafici quello che in effetti gli attori di questa esperienza vogliono fare. La scuola, quindi ho rappresentato la scuola come un edificio rosso, con il rosso che è il colore delle critici, l'edificio. Come non si sente? Sì, adesso sì. Allora, ho rappresentato l'edificio rosso che è l'ISPRA, cioè l'ente che ospita gli studenti, con il colore rosso perché rappresenta un po' la criticità del lavoro, è un punto interrogativo per voi. L'edificio verde che è la scuola, perché è un punto di partenza, voi siete studenti in erba, quindi ancora vi dovete formare. E poi il logo, l'insieme di questi due, con le frecce del flusso, che siete voi, proprio voi studenti, e che confluite in questa realtà. Vi lascio tra voi le conseguenze, sicuramente sapete che è molto importante interagire con queste realtà per avere un'informazione e una formazione più ampia. L'ISPRA ovviamente ha proposto 9 proposte su Roma e 2 sulla Sicilia, con vari temi ambientali di interesse attuali, quindi il mare, i report ambientali, il rumore, l'elettrosmog, l'EMAS, gli applicativi GIS, l'ambiente urbano, la comunicazione ambientale e infine anche l'informatica aziendale. Come rendere questa cosa appetibile anche per chi è gli editori o quelli che vogliono comunque andare a trovarsi queste vie di informazione attraverso il web? Facendo una tastiera interattiva dove proporre e mettere queste proposte. Ogni tasto infatti era interattivo e poteva accedere a un'altra scheda. Una scheda è un documento PDF dove ci sarebbero state tutte le informazioni possibili dei progetti. È stato fatto anche un video che vi faccio vedere. Aspettate un attimo. Sì. Sono state fatte anche delle animazioni in collaborazione con i miei colleghi Daniele Antonietti e Fabrizio Felici, dove vi conducevamo per un viaggio virtuale attraverso gli uffici ISPRA, così da potervi anche ai vostri insegnanti far vedere dove avreste fatto queste esperienze. Ce ne sta una per ogni progetto e le abbiamo messe appunto sul sito. Dopo la presentazione finisco. Queste erano le schede invece dei progetti che noi abbiamo cercato di rendere un po' accattivanti con dei colori in base anche al tema ambientale, e dove abbiamo spiegato la descrizione e le ore dedicate, la struttura e la finalità del progetto. Ne abbiamo fatti anche 2 per la nostra Sicilia, che ha
molto sensibile ai temi dei cambiamenti climatici nelle acque e quindi alle specie aliene che vengono a formarsi, e anche a un tema molto attuale che è l'inquinamento da plastica. Se ne parla tantissimo in questi giorni, quindi sono state attivati anche questi due progetti e abbiamo usato il simbolo proprio della regione Sicilia, un mito, un mostro, il Gorgone, no? Ecco, qui è finita. Io vi faccio i migliori auguri per il vostro futuro, spero che anche attraverso queste cose prime, anche questi segnali intuitivi, anche creativi, possiate avvicinarvi al mondo del lavoro, perché sì, siate affamati, ma io direi di più. Grazie a tutti. Allora, noi liberiamo la cattedra e partiamo con il primo intervento. L'intervento, i tutor sono Monica D'Arcusi e Paolo Tommasetti, i quali hanno curato il progetto formativo Il Mare, un laboratorio di biodiversità, lo studio delle collezioni biologiche. E l'istituto che ha partecipato a questo percorso formativo è l'Istituto Largo Brodolini di Perpignan-Pomezia. In questo senso. Ah, quindi prima posso rubare la scena due minuti? Pronto? Sì. Mentre loro si organizzano, buonasera. Sono il tutor interno all'Istituto Tecnico Largo Brodolini di Pomezia. Siamo a Pomezia nel polo industriale. Passate, ragazzi. Urca. Dai, se no io parlo inutilmente per qui. Siamo a Pomezia, nel polo industriale chimico-farmaceutico. L'istituto è da 50 anni lì, è cresciuto insieme al polo industriale. Abbiamo i corsi di chimica, biologia e meccanica, ovviamente. Facciamo da tanti anni tirocini con l'industria e vi racconto una piccola storia. Due minuti che rubo ai veri protagonisti della giornata. Siamo vicinissimi ai laboratori dell'ISPRA, ex ABAT, di Castel Romano, e da anni abbiamo tentato più volte di riuscire a fare tirocini presso questa struttura. In tutti i modi, partendo dalla signora delle pulizie, madre di un'alunna, corrompendo un direttore di servizio qui all'ISPRA, non ci siamo riusciti, mai. Ci hanno detto: non avete l'età, non avete la sicurezza, non avete la formazione, non siete universitari, non hanno risposto, e quindi avevamo messo il cuore in pace. Poi arriva la bacchetta magica, la famosa e vituperata da molti legge 107, l'alternanza scuola-lavoro. All'improvviso si aprono tutte le porte, non solo quella dell'ISPRA, l'università, la grande industria, tutti ci cercano e vogliono fare attività di alternanza scuola-lavoro. Bellissimo. È stata un'esperienza bellissima, e stamattina, pensando all'intervento, mi era venuta la parola straordinaria. Poi ci ho pensato su, dottoressa. No, non è straordinario, è normale. Lo Stato parla con lo Stato. Ed è ovvio che in uno Stato lo Stato partecipa alla formazione del giovane, soprattutto se è una formazione tecnico-scientifica. Perché il giovane, forse solo in formazione, ma il giovane ha tante risorse che spesso trascuriamo nella scuola e che invece vengono fuori lampanti in questi progetti. Quindi tutti abbiamo da imparare. Io scommetterei, dottoressa, che gran parte delle persone che a gennaio sono entrate qui non conoscevano l'esistenza dell'ISPRA. Quindi lo Stato non sempre parla con lo Stato. Grazie. Grazie ai tutor, grazie a voi, grazie. Scusate, mi hanno detto di mangiarmi il microfono, se no non si sente. Sapete che il nuovo governo ha nel programma forse l'eliminazione di questo strumento, forse
Una parte della scuola non vuole questa legge, non ama l'alternanza scuola-lavoro, la vitupera, spero che se l'accento sia giusto, e che pensa sia soltanto un ostacolo alla didattica. Forse non è così. Lo Stato parla allo Stato. Grazie mille. Sì, buongiorno a tutti, io volevo solamente presentare un po' ai ragazzi della scuola, ringraziare molto i professori, il professor Bompresa e il professor Rizzo, che ci hanno aiutato tantissimo nel gestire il progetto e anche a lavorare con i ragazzi, perché noi facciamo un altro lavoro, quindi non è detto poi che riusciamo subito a entrare in sintonia con loro. Per noi, per rispondere a Tiziana, io avrei usato la parola rivitalizzante, è stato veramente una botta di vita, potremmo dire, è stato molto bello lavorare con loro, stimolante e anche di grande soddisfazione, perché ad esempio vedere i ragazzi che alla fine del progetto trovavano belli i vermi marini, per me è stata una grande soddisfazione, quindi è stato il massimo risultato da raggiungere. Ringrazio molto i ragazzi che sono stati veramente molto bravi, ripeto, stimolanti, rivitalizzanti, e anche professionalmente molto entusiasti e desiderosi di approcciarsi a questa nuova materia. Per loro l'hanno fatto nel migliore dei modi, adesso vedrete con la presentazione i risultati, mi raccomando. Ma come facciamo? Scriviamo? Allora, ci presentiamo, siamo... Ci presentiamo... Microfono, quello gelato. Ci presentiamo, siamo due quarti dell'Istituto Tecnico Largo Prodolini di Pomezia e siamo due quarti del corso Biotecnologie Ambientali. E il nostro istituto è diviso in varie articolazioni e oltre alle biotecnologie ambientali ci sono le biotecnologie sanitarie, il chimico e materiali e anche meccanica e meccatronica. E questi sono i nostri laboratori, e sono i laboratori questi di chimica e quest'altro di biologia e microbiologia. E abbiamo lavorato con la sede dell'ISPRA di Castel Romano. E i nostri obiettivi sono quelli di entrare in contatto con gli organismi marini, imparare i metodi per il loro riconoscimento e catalogarli ed identificarli e conservarli, e anche imparare un qualcosa sulla banca relativa alle collezioni geologiche, zoologiche, scusate. Allora, il benthos è la categoria ecologica che comprende gli organismi acquatici, sia marini che di acqua dolce, che vivono fissati o in stretto contatto con un substrato solido, e sono indicatori ambientali in quanto danno informazioni precise sullo stato ecologico dell'ambiente. E inoltre il loro studio è molto importante per il monitoraggio dell'ambiente marino, poiché rendono evidenti le modifiche che avvengono nell'ambiente in presenza di fattori esterni. E sono raramente mobili e perciò questo aumenta la probabilità di una loro esposizione a fattori di stress esterni e quindi sono ottimi indicatori locali di perturbazione. Allora, sono presenti varie fasi prima di arrivare a quello che è quello che abbiamo fatto noi nei laboratori. È presente il campionamento, che viene o da immersione o da imbarcazione, il quale quello da immersione è normalmente molto semplicemente un sub che quindi va a prelevare il campione manualmente.
Se parliamo invece di imbarcazione, è presente questo strumento, la benna, il quale l'unico difetto sarebbe quello delle varie fuoriuscite, delle perdite superficiali. In tutti e due i casi avviene un filtraggio che elimina quindi le impurità superficiali. E dopodiché quindi viene messo tutto in un contenitore, dove è presente il conservante, cioè la formalina, che fa sì che non ci sia la comunicazione tra le proteine, e in modo tale che gli organismi quindi non denaturino. Quindi ci deve essere poi, quando è il momento dell'analisi, ci deve essere l'eliminazione del conservante, il quale avviene attraverso quindi un imbuto molto semplicemente, e dopodiché quello che rimane, quindi il campione, viene messo in un setaccio con dell'acqua a bassa pressione in modo tale che gli organismi non vengano distrutti. E, dopodiché quindi si mettono tutti in una vaschetta dove con dell'acqua e si fa quello che è lo smistamento. Avviene prima però un'identificazione da un punto di vista macroscopico, quindi vedendo quello che è l'ambiente, quelle che sono, se sono presenti varie alghe o fibre rosse, e poi da un punto di vista microscopico, quindi dividendo tutte in quattro capsule, dove si dividono quindi a seconda di quelli che sono i vari filum. Dopo i processi di sorting e smistamento abbiamo quello di identificazione di una specie. E il primo passaggio per questa identificazione è l'osservazione microscopica del campione che abbiamo. E, dopodiché andiamo a utilizzare delle chiavi dicotomiche presenti su delle pubblicazioni scientifiche specializzate. E, fatto ciò, tentiamo di dare un nome alla specie confrontando le immagini presenti su queste pubblicazioni con il nostro campione reale. Per l'identificazione questi campioni vengono divisi in quattro gruppi chiamati taxon, composti da molluschi, policheti, echinodermi e crostacei. I molluschi appartengono al filum dei Mollusca e comprendono circa 110.000 specie. I policheti appartengono alla classe degli anellidi e comprendono circa 13.000 specie. Gli echinodermi appartengono al filum degli echinodermata e comprendono circa 6.000 specie, mentre i crostacei appartengono al filum degli artropoda e comprendono circa 50.000 specie. I molluschi sono primariamente marini, anche se alcune specie, tra cui i gasteropodi e i bivalvi, hanno colonizzato ambienti anche d'acqua dolce. Il termine molluschi deriva dal latino mollis, che in quanto sono animali che non presentano un endoscheletro e hanno infatti un corpo muscoloso circondato da una struttura esterna che funge da supporto, detta appunto conchiglia. Il loro corpo è suddiviso in capo e tronco. Il tronco è formato da un muscolo ventrale, chiamato piede, che serve per la locomozione. E esternamente invece è presente un mantello che circonda la conchiglia calcarea. E la struttura boccale invece è costituita da piccoli dentelli che servono appunto per triturare il cibo, e questa tipica struttura è detta radula. E inoltre nelle seguenti slide potete vedere i diversi molluschi che abbiamo identificato e abbiamo attribuito a ciascuno il genere e la specie. I crostacei, come detto precedentemente, appartengono al filum degli artropoda e contano circa 50.000 specie. Il loro corpo è racchiuso in un esoscheletro è diviso in tre parti: il corpo, l'addome, il torace e il capo. Il gruppo più famoso dei crostacei è appunto, come quello che vedete in foto, il gruppo dei decapodi. I decapodi hanno 10 zampe toraciche, di cui due con l'evoluzione si sono trasformate in chele. Inoltre hanno due appendici frontali chiamate antennule.
La parte più importante per l'identificazione dei crostacei è il carapace. Il carapace è fatto di sali che praticamente racchiude alcuni segmenti toracici. È utile per l'identificazione perché molti presentano questa struttura, però ci sono anche alcuni che non la presentano. Quelli che non la presentano vengono distinti in base alla loro forma. Sono compressi dorso-ventralmente oppure compressi lateralmente. Quelli compressi dorso-ventralmente, ad esempio, i granchi, mentre quelli compressi lateralmente, ad esempio, i gamberetti. Quelli con il carapace vengono distinti invece in base a quanti segmenti toracici sono fusi con il carapace. Se il cavo e alcuni segmenti toracici sono racchiusi con il carapace, si ha una prima distinzione, mentre se sono tutti i segmenti toracici e il cavo si ha un'altra distinzione. In questa slide potete vedere un crostaceo identificato da noi, che è l'Elasmopus, che praticamente non ha il carapace e è compresso dorso lateralmente. In basso potete vedere le unità di misura che ci sono servite appunto per l'identificazione. Quest'altro crostaceo è l'Eptognathia, che è compresso dorso ventralmente, e anche qui le dimensioni ci hanno aiutato ad identificarli meglio. In seguito abbiamo i policheti, che come abbiamo già detto comprendono circa 13.000 specie e sono degli esseri metamerici, cioè che hanno tutti dei segmenti che comprendono due appendici, che sono detti parapodi. Il loro corpo è diviso in quattro parti: il prostomio, il peristomio, il tronco e il pigidio, di cui il prostomio e il peristomio compongono il capo, in cui nel prostomio possiamo riconoscere gli occhi e nel peristomio l'eventuale bocca se estroflessa. I policheti possono essere divisi in erranti e sedentari. I policheti erranti sono coloro che si muovono liberamente nel territorio, mentre quelli sedentari sono coloro che vivono all'interno di strutture chiamate tubi che costruiscono loro stessi. All'interno di questi tubi i policheti riescono a muoversi grazie ai parapodi che, grazie al movimento del corpo, si attaccano e quindi garantiscono movimento. In seguito abbiamo dei policheti che siamo riusciti a identificare noi, come per esempio l'Eunicide, che è uno dei policheti più semplici identificati. Poi abbiamo dei Vermicani sotto, che sono dei policheti più grandi rispetto agli altri e non li abbiamo identificati noi perché erano già presenti all'interno del laboratorio Ispra. In quest'altra slide abbiamo esclusivamente policheti identificati da noi, come per esempio il Filodocide, che in cui si possono notare i due occhi e la bocca estroflessa e si possono identificare bene i segmenti ben distinti e i parapodi. Poi abbiamo il Sillide, in cui si possono riconoscere molto bene i quattro occhi, il Terebellide, in cui sono mostrati molti tentacoli sulla punta del capo, e poi abbiamo il Polinoide, in cui possiamo rivedere i due occhi e una bocca che non è presente perché è introflessa. Gli echinodermi sono una classe di invertebrati caratterizzati dalla presenza di uno scheletro formato da placche calcaree spinose. Queste spine vengono usate come mezzo di difesa e inoltre sono dotati di un sistema acquifero singolare e collegato con dei canali. Gli echinodermi sono caratterizzati dalla presenza di una struttura esterna, pentamera, e una simmetria radiale apparente. Alcuni esempi possono essere gli Astropecten spinulosus, chiamati semplicemente stelle marine, o delle stelle serpentine e dei ricci di mare, come le Ginochamus fusillus, e anche dei cetrioli di mare. Il nostro scopo finale è quello di ottenere una collezione zoologica rappresentata da una raccolta di tutti i campioni che abbiamo identificato. Alla fine di tutte le identificazioni abbiamo il compito di completare una scheda in cui andiamo a indicare le varie caratteristiche di questo campione, come ad esempio la provenienza oppure il nome che abbiamo dato,
e eventuali foto o disegni. Ringraziamo tutti i nostri tutor, il tutor ISPRA Monica Tarbusi e Paolo Tomassetti, e i nostri tutor scolastici, il professor Confresa Izzo. Ringraziamo anche voi per l'attenzione e vi auguriamo una buona giornata. Una piccola introduzione. Questo è un progetto di alternanza scuola-lavoro che l'ISPRA ha attivato da quest'anno e coinvolge differenti scuole, in particolare questo progetto coinvolge questa scuola di Pomezia, che è un istituto tecnico che si occupa appunto di formare dei tecnici di laboratorio, sia in biotecnologie che in altri settori. Quindi insomma loro sono della parte di biotecnologie, quindi si occupano di questo aspetto biologico dei laboratori, e in particolare il nostro progetto si occupa di mare, perché noi siamo biologi marini, siamo specializzati in tematiche marine, e in particolare abbiamo pensato a questo progetto come un primo approccio di questi ragazzi alla biodiversità marina, che è un tema comunque molto dibattuto, importante. Questo teniamo a fare, ovvero dare loro un approccio applicativo in modo che poi gli serva, speriamo, nel loro lavoro futuro, in modo da poterlo applicare. Quindi la biodiversità marina come la intendiamo noi, ovvero lo studio direttamente degli organismi marini e degli invertebrati marini che noi quotidianamente campioniamo, studiamo e identifichiamo. Sono Maurizio, vengo dall'Istituto Superiore Largo Brodolini di Pomezia e sono qui in questo progetto di alternanza scuola-lavoro per appunto imparare e riconoscere gli organismi bentonici. In un futuro vorrei lavorare, diciamo, come chimico, ma mi piace molto anche la biologia marina. E io sono Sara, vengo dalla scuola Largo Brodolini di Pomezia e da piccola ho sempre sognato di lavorare come biologa marina e infatti sono molto contenta di essere qui. Oggi penso osserveremo al microscopio i diversi organismi che Paolo prima ci ha spiegato. Sono Federico Tridici, vengo dall'Istituto Largo Brodolini di Pomezia e sono molto contento di essere stato scelto per fare questo stage di alternanza scuola-lavoro e mi piacerebbe lavorare come biologo marino. Ciao, sono Angelo Ferriero dell'Istituto Largo Brodolini di Pomezia e sono molto felice di essere qui e anche molto interessato a questo corso di alternanza scuola-lavoro perché in un futuro vorrei diventare un biologo marino. Perché adoro, cioè mi piace molto l'ambiente marino e quindi anche tutta la biodiversità che c'è nel mare. Loro oggi hanno già cominciato la volta scorsa e continuano ad osservare al microscopio, divisi in gruppi, gli organismi marini. Quindi noi siamo partiti da un campione che abbiamo realmente raccolto il mare, è stato lavato, sciacquato, è stato sottoposto poi a smistamento da loro stessi, ovvero che fanno? All'interno del campione loro separano direttamente gli organismi che trovano per la successiva identificazione a livello di specie. E sono le provette, sono per qua, qui sono i tubuli di polichetti. Poi qui ci sono dei molluschi, qui degli echinodermi, questa è una stella marina e di qua c'è un crostaceo.
mettiamo per identificare tutti i vari organismi, tanto che dobbiamo prima metterli dentro la testolina. Stiamo cominciando con la specie dei polichedi, che sono i più numerosi comunque all'interno delle acque marine, che sono varie forme, in varie dimensioni, si possono trovare in varie con più zampe, più lunghi, più FTP, quindi loro sono stati molto bravi, hanno riconosciuto gli organismi principali che c'erano all'interno e adesso con l'aiuto anche degli altri ricercatori riusciamo ad andare avanti e arrivare fino al livello di specie, con sempre facendoli lavorare al microscopio e facendo una sessione qui con la telecamera che gli consente poi di vedere tutti quanti i caratteri che vogliamo farli vedere. Quindi facciamo un'anteprima di come sono fatti i polichedi. Buonasera a tutti, io sono Fabio Bagliocco e insieme ai ragazzi del liceo Socrate, si sente? Adesso sì, vai. Sono Fabio e insieme ai ragazzi del liceo Socrate abbiamo realizzato questo progetto di ispirazione. La parola che io metterei lì, ce la possiamo fare, cioè nel senso ce la possiamo fare a cambiare. Perché veramente ho incontrato dei ragazzi capaci, preparati nel mondo della tecnologia. Non abbiamo fatto nessuno sforzo a spiegargli i concetti e loro li hanno acquisiti velocemente. Per cui il cambiamento è possibile, per cui metterei, ce la possiamo fare. Salve a tutti, siamo gli studenti del liceo Socrate e siamo qui a presentarvi il progetto Ispirazione, progetto che appunto abbiamo svolto io e altri 9 studenti della mia classe e che aveva come obiettivo quello di insegnarci cosa fosse la geolocalizzazione e come funzionassero i sistemi GIS, ovvero i sistemi informativi geografici e tutto quello che ne era insomma correlato. Il progetto si è diviso principalmente in 2 fasi, una prima fase che è stata più teorica, durante la quale appunto abbiamo studiato cosa fosse la geolocalizzazione, abbiamo imparato a utilizzare questi sistemi GIS e come questi potessero essere utilizzati per raccogliere dei dati utili all'analisi ambientale. E invece nella seconda fase, invece più pratica, abbiamo sviluppato un'applicazione web attraverso la quale siamo andati poi a raccogliere dei dati in dei punti che abbiamo estratto da una cartina di una abate del 1700, quindi prima abbiamo localizzato tutti questi punti
e poi siamo andati a raccogliere i dati che ci eravamo preposti di raccogliere. Adesso passo la parola ai miei compagni che approfondiranno in tutto il progetto, insomma. Allora, a questo punto cominciamo col dire cos'è un sistema GIS. I sistemi GIS, nonostante non ce ne rendiamo conto alle volte, li usiamo praticamente sempre. Lo stesso Google Maps è un sistema GIS, ossia un sistema che tramite la geolocalizzazione permette di ricreare una mappa in 3D la maggior parte delle volte, che permette di muoversi più facilmente attraverso un territorio. E, diciamo che questo sistema GIS si suddivide poi in varie fasi, come elaborazione, restituzione, manutenzione e raccolta e analisi dati. Queste sono, diciamo, le modalità con cui si può usare un sistema GIS. Di sistemi GIS ce ne sono parecchi. I più famosi sono appunto Google Maps, ArcGIS, QGIS e Google Earth. Allora, cominciamo con ArcGIS, che è quello che abbiamo usato anche per questo progetto. Ci permette di creare di prendere una mappa e di metterci sopra i punti. Con questa mappa poi siamo riusciti tramite i punti a prendere, ad andare lì di persona a verificarne la correttezza. Invece Google Earth è un software che permette anche la realizzazione in 3D di tutta la Terra, per l'appunto. A differenza di Google Maps, che permette una realizzazione più che altro in 2D. Invece QGIS è un'applicazione fatta totalmente da un gruppo di volontari che viene aggiornata all'incirca ogni 4 mesi. Ora, a questo punto ci parliamo delle citizen science, la scienza dei cittadini. Questo termine indica in poche parole tutte quelle attività collegate alla popolazione, poiché per la maggior parte di questi progetti è indispensabile anche il contributo della popolazione che abita il territorio. E diciamo che poi questo termine è sì giusto, ma ce ne sono anche diversi, perché ha origini molto, come posso dire, si utilizza in svariate discipline, soprattutto questo termine. E a questo punto direi che ho finito. Allora, qui vedete la mappa della Abate Ridolfino Venuti del 1763, e è una mappa, una cartina topografica di Roma antica all'interno delle mura aureliane, risalente appunto al 1763, che contiene un insieme totale di 77 punti collocati all'interno delle mura aureliane, alcuni dei quali poi siamo andati a visitare di persona. Allora, due applicazioni ci sono state utili nel nostro progetto, Survey 1, 2, 3 e ArcGIS. E esse ci hanno permesso di unire i concetti della Citizen Science e GIS. E il primo, attraverso la creazione di un questionario riguardante informazioni sul monumento, e infatti una domanda all'interno di questo questionario era se il monumento era ancora presente o meno. Riguardante in secondo luogo informazioni ambientali, altre due domande erano se l'ambiente, la zona era inquinata o trafficata, e infine l'ultima domanda riguardante i servizi disponibili nella zona, quindi se erano disponibili servizi ricreativi o meno. E la seconda applicazione ci è stata utile attraverso il trasferimento dei dati raccolti sulla piattaforma ArcGIS, che è un sistema informativo geografico, appunto GIS, prodotto da Esri. E essa è utile per la creazione, l'uso, l'analisi di mappe e la condivisione e la gestione di informazioni geografiche su una base di dati. È una soluzione di raccolta dati basata su moduli che rende possibile la creazione, la condivisione e l'analisi dei rilevamenti. E, è molto utile perché è possibile conseguire dei rilevamenti in qualsiasi momento, e anche dallo smartphone, dato che lo smartphone supporta le specifiche XLS Forbes. E per la raccolta dei dati relativi ai monumenti segnalati sulla mappa dell'Abate Ridolfino Venuti, abbiamo realizzato una web app. Per la realizzazione di tale applicazione abbiamo utilizzato diversi programmi prodotti da Esri, tra i quali i due che ho menzionato precedentemente, Survey 1, 2, 3, e ArcGIS, e infine la web app Builder.
Allora, siamo andati anche personalmente a visitare il centro di Roma e all'interno delle mura aureliane abbiamo visitato non tutti i 67 punti della mappa, della cartina topografica, ma soltanto alcuni di essi in prima persona. E per ogni punto che siamo andati a visitare abbiamo raccolto informazioni relative all'inquinamento, al mantenimento del monumento e alla presenza di traffico o inquinamento nella zona. E in il questionario che abbiamo preparato presenta infatti domande relative a tutti questi tre punti. Quindi... E alla fine, attraverso dei grafici, abbiamo unito tutti i dati raccolti da ognuno di noi e appunto abbiamo notato che nei molti dei punti che abbiamo visitato il monumento che era segnato sulla mappa di Ridolfino Venuti non è più presente, mentre di quelli presenti lo stato di conservazione è con una media del 3 su una scala da 1 a 5. E la maggior parte dei monumenti è indicato e contrassegnato da cartelli, mentre solo una piccola percentuale non ne ha. E invece il livello di monumenti accessibili ai disabili è equivalente, infatti ci sono tanti monumenti non accessibili quanti accessibili. E la zona, le zone diciamo, in cui si trovano questi punti per lo più non sono trafficate poiché come appunto la zona dei Fori Romani non sono accessibili ai veicoli, però le zone invece trafficate risentono molto dell'inquinamento dovuto al traffico. E appunto le zone sono quasi tutte inquinate e la tipologia di inquinamento presente è quasi sempre acustica e anche appunto per quanto riguarda i rifiuti. Giusto, volevo spendere un'ultima parola per ringraziare i nostri tutor, Fabio, Gabriele, Maria Chiara e Alessandro, che sono stati molto professionali e ci hanno coinvolto insomma in questo progetto particolarmente bene, quindi grazie. Ecco. Francesco e Agnese e di nuovo Mattia dell'Istituto Socrate di Roma. Adesso ritorniamo come da programma all'intervento i cui tutor sono stati Silvio Guardini, Roberto Cecchini, Barbara D'Alessandro e Valeria Tropea, i quali hanno curato il progetto formativo dal titolo A lezione di EMAS, gestisci l'ambiente per migliorare il tuo futuro. Ma parlo solo io. L'avessimo tutti e tre. Buongiorno a tutti. Presente? Allora, i ragazzi adesso presenteranno un po' quali sono stati i risultati di tutta la loro attività insomma, di questo progetto Scuola Lavoro. Per noi è stata sicuramente un'attività nuova, molto interessante e sicuramente stimolante per tutti i tutor. Il nostro è stato un progetto molto complesso perché lo strumento si è poi presentato uno strumento molto complesso anche da spiegare ai ragazzi e quindi abbiamo dovuto continuamente trovare delle soluzioni per cercare di far arrivare al meglio a loro proprio il concetto, i concetti che erano molto nuovi per loro. Però ecco, speriamo veramente che gli siano arrivate, chiaramente magari non tutto, ma le cose più importanti, e che quello che
riteniamo sia molto importante per loro, intanto entrare in un istituto di lavoro, in un ambito lavorativo, respirare l'aria in cui si lavora, condividere con noi anche gli spazi e vedere che vuol dire uscire dalla scuola e entrare in una zona di lavoro. Quindi secondo noi per questo è interessante, e a prescindere poi da tutte le competenze che loro comunque avranno, manterranno e qualche cosa sicuramente valorizzeranno. Comunque complimenti a tutti, sono stati tutti molto in gamba, se la sono cavata bene, e poi ognuno svilupperà al meglio le proprie potenzialità negli anni a venire. Complimenti a tutti, grazie. Come funziona? Aspettate, volevo dire due parole sul progetto, perché allora noi ci occupiamo di certificazioni ambientali, in particolare del regolamento EMAS, quindi il progetto si basava sul progettare un sistema di gestione ambientale per la loro scuola, che è il liceo Seneca. E i ragazzi hanno incontrato, diciamo, un po' di difficoltà perché hanno avuto problemi a reperire dati nella scuola che poi diranno. E quindi il progetto si è sviluppato, poi abbiamo risolto, diciamo, in altri modi, però sono stati comunque bravi, capaci a fare tutto quello che noi abbiamo proposto, che non era semplice, come è stato detto da Barbara. E soprattutto era preceduto da una quantità di teoria non indifferente. Quindi io li ringrazio per averci proprio sopportato durante queste ulteriori pseudo lezioni a cui hanno dovuto assistere. Grazie. Come funziona il microfono? Questo qua dovremmo, no? Sì. Allora. Funziona. Salve a tutti, sono Lorenzo Mazzoni e frequento il frequente del terzo liceo scientifico del liceo Lucio Anneo Seneca. Quest'anno io e altri 9 ragazzi della mia classe abbiamo partecipato al progetto a lezione con EMAS, con la guida dei nostri tutor Roberto Cecchini, Barbara D'Alessandro, Valeria Tropea e Silvia Ubaldini. Ancora li ringraziamo. Questo progetto si è suddiviso in 3 fasi. Nella prima fase i nostri tutor, mediante lezioni frontali, ci hanno fatto comprendere le nozioni di base e i termini fondamentali del regolamento EMAS. Nelle lezioni successive ci hanno insegnato come realizzare dei documenti che nel loro lavoro sono all'ordine del giorno, ossia un'analisi ambientale, una politica ambientale, un programma ambientale, un sistema di gestione ambientale, delle procedure di gestione e un audit ambientale interno. Infine abbiamo redatto tali documenti, realizzando così la dichiarazione ambientale della nostra scuola. Quindi durante la prima fase abbiamo imparato nuove terminologie e nuovi concetti che abbiamo riportato all'interno di un glossario realizzato lezione per lezione. Questo è il glossario realizzato da noi, dove abbiamo riportato tutti i termini nuovi incontrati che abbiamo appreso, e poi l'abbiamo anche allegato alla nostra dichiarazione ambientale. Nella seconda fase del nostro progetto invece abbiamo trattato principalmente i documenti che poi ci hanno anche insegnato a fare, e tra questi abbiamo l'analisi ambientale che racconta un po' quella che è la storia della nostra scuola e che abbiamo allegato al PowerPoint. Un altro allegato è quello della politica ambientale.
Questa è l'analisi ambientale, infatti viene riportato il luogo della scuola, come è organizzata e tutte le strutture, questi sono i laboratori che abbiamo, sia di chimica che di informatica. Basta, chiedi. Poi abbiamo allegato anche la politica ambientale, che invece è un altro documento che abbiamo fatto, che è questo qua, e che è sempre allegato nella dichiarazione ambientale e che poi, vabbè, andrebbe firmato, ma noi non l'abbiamo potuto firmare, quindi vabbè. In seguito a questo abbiamo riportato degli aspetti ambientali all'interno dell'analisi e abbiamo scelto quelli più significativi e abbiamo istituito un programma ambientale per ridurre gli impatti che questi avevano. In ambito di gestione ambientale invece abbiamo realizzato le procedure di gestione, che sono un documento nei quali vengono riportati i vari procedimenti da adottare per i monitoraggi ambientali, dove qui abbiamo quelli dei rifiuti, mentre nelle istituzioni operative, che è un altro file che è allegato, istruzioni operative, abbiamo trattato i monitoraggi dei consumi idrici, quindi dell'acqua. E infine abbiamo l'audit ambientale, il quale è costituito da tre fasi principali, che sono la preparazione dell'audit, la raccolta dei dati e il rapporto di audit, dove ci sono le conclusioni dell'audit infine. Per concludere, abbiamo realizzato la dichiarazione ambientale della nostra scuola, all'interno della quale abbiamo allegato tutti i documenti da noi realizzati, aggiungendo immagini, grafici e tabelle. C'è professionalità. Questa è la dichiarazione ambientale della nostra scuola, realizzata da noi. Dove appunto abbiamo inserito la politica ambientale della nostra scuola. L'analisi ambientale, dove abbiamo specificato appunto la struttura scolastica e diciamo un po' come è strutturata la nostra scuola e dove si trova. Poi abbiamo aggiunto dei grafici, come per esempio questo, che è l'andamento della popolazione scolastica nel triennio 2015-2018. Ovviamente purtroppo non siamo riusciti a ricavare i dati dalla scuola perché non ce li hanno potuti cedere, perché loro proprio non avevano questi dati, e quindi abbiamo dovuto, attraverso delle stime e dei diciamo, ragionamenti, approssimare i numeri e i dati raccolti per poi realizzare un programma ambientale. Questi sono altri grafici, come per esempio la produzione di rifiuti della scuola, dove sempre attraverso stime abbiamo diciamo, approssimato i numeri. Qua abbiamo diciamo, analizzato il toner, il neon e gli apparecchi elettronici, che sono dei rifiuti speciali, e questa diciamo, è la quantità di rifiuti speciali che sono stati prodotti approssimativamente nel triennio. Infine questi sono gli obiettivi e il programma ambientale.
noi abbiamo pensato che gli aspetti più significativi che andassero diciamo migliorati sono il consumo della risorsa idrica da utilizzo di servizi igienici, e abbiamo pensato di ridurre questo consumo del 10% integrando all'interno della scuola dei pulsanti nelle vaschette di scarico per diminuire così del 6% e introdurre dei rubinetti con pulsante a pressione temporizzato, così per ridurre ancora del 3%, e inoltre realizzare anche una campagna di sensibilizzazione per diciamo informare gli alunni e comunque gli insegnanti di stare attenti sull'utilizzo dell'acqua. E questi sono i responsabili a cui abbiamo pensato di attribuire questi incarichi, e queste sono le risorse finanziarie che abbiamo pensato servissero, e abbiamo pensato di raggiungere questo obiettivo entro queste date. E un altro aspetto ambientale che abbiamo pensato di trattare è la produzione dei rifiuti da consumo di cibi, poiché nelle scuole durante le ricreazioni o comunque durante l'arco di una giornata si producono molti rifiuti derivati da cibo e non sempre sono smaltiti correttamente. Perciò abbiamo pensato di aumentare la percentuale della raccolta differenziata del 10%, aumentando il numero dei contenitori della differenziata, potenziando le quantità delle insegne, poiché non sempre sono visibili questi all'interno della nostra scuola, non sempre sono visibili questi raccoglitori, e inoltre fare anche qui una campagna di sensibilizzazione per diciamo informare tutti gli alunni e gli insegnanti di fare attenzione su questo aspetto. E questi appunto sono i responsabili, e queste le risorse, e i tempi previsti sono l'8/6/2019. Ringraziamo tutti. È stata una bellissima esperienza che ci ha arricchito molto sia a livello scolastico che a livello professionale, e infatti grazie a questo progetto abbiamo conosciuto alcuni termini che ci sono risultati utili non solo in livello di lavoro quando siamo stati qui, ma anche al di fuori. E inoltre ci dobbiamo ringraziare appunto i tutor che ci hanno veramente supportato e che ci sono venuti incontro anche nelle situazioni più difficili e complicate. Grazie.
i ragazzi dell'Arangio Luiz. Allora, mi sentite? Allora, i ragazzi dell'Arangio Luiz hanno sviluppato con noi un progetto di informatica. E abbiamo tradotto in procedura informatica un processo che viene gestito all'interno dell'istituto. Loro sono bravissimi, avevamo richiesto che avessero competenze informatiche e sono stati davvero bravi, hanno interpretato tutto quanto in maniera eccellente e hanno definito il progetto complesso e utile, quindi due sentiment, uno positivo e uno negativo. E credo che il sentiment del complesso, quindi quello negativo, sia dovuto al fatto che effettivamente è stato difficile per loro entrare all'interno del meccanismo della procedura Ecolabel, perché comunque è una cosa completamente fuori dalla loro formazione. E complesso perché comunque si sono anche dovuti adattare a tutti i vari meccanismi che abbiamo qui in istituto, quindi all'ingresso, e al prendere i portatili su cui lavorare, a rispettare degli orari, e quindi complesso anche per questo. E è stato utile perché sono riusciti a mettere in pratica ciò che hanno fatto a scuola, quindi lo studio della banca dati, lo studio di un linguaggio di programmazione, l'utilizzo di macchine server, e soprattutto credo che per loro sia stato interessante lo sviluppo dell'applicazione in team, perché hanno lavorato in 6 sullo stesso progetto, hanno pensato insieme, abbiamo trovato delle soluzioni e sono stati bravissimi a trovare, diciamo, degli escamotage per superare alcune problematiche tecniche. Quindi l'esperienza è stata, credo, positiva. Per noi di AGP Inf è stata entusiasmante e divertente, perché è stato bello vedere questi ragazzi che cercavano di adattarsi all'ambiente, che erano interessantissimi ai servizi che facciamo a livello di rete, a livello di servizio server. Quindi è stato bello per noi, gli aggettivi che ti diciamo dal livello tutor, è stato divertente ed entusiasmante. E poi un'ultima cosa, devo ringraziare tutti i miei colleghi di AGP Inf e soprattutto il capo Simona, che ci ha supportato in tutto e per tutto, e tutti quanti gli altri. Questi ragazzi hanno portato entusiasmo, perché abbiamo avuto una collaborazione all'interno del servizio bellissima. Allora, il progetto che ci ha visto come protagonisti prende il nome di IT nei processi aziendali e sinergie e trasversalità, ed è a cura della qui presente Antonella Pellegrini. Allora, il team è composto da 6 studenti, e tutti con conoscenze di base di informatica, e quindi chiaramente si legano direttamente con il progetto da sviluppare. Allora, io sono Moretti Matteo, lui è Leonardo Lancellotti, Alessandro Puretti, Federico Fiorello dietro con la camicia bianca, Simone Fronda e Nicolai Chirei. Allora, il progetto vuole la realizzazione di una piattaforma che permetta di gestire la certificazione Ecolabel. Ecolabel è un marchio che le aziende europee possono richiedere per dei prodotti o dei servizi per permetterne una garanzia di linea ecosostenibile. Il procedimento per tale richiesta è chiamato istruttoria, e nella nostra piattaforma dovremmo realizzare quindi un'applicazione per gestire le certificazioni, gestire back-end e front-end, gestire documentazioni sia di flusso che di manuali di uso. E la piattaforma quindi fondamentalmente avrebbe dovuto rispettare e gestire 3 fondamentali ruoli. Innanzitutto la registrazione della società, con relativo referente, label, referente della società. Poi avrebbe dovuto creare delle istruttorie, poter modificare delle istruttorie preesistenti, oppure avrebbe potuto inserire prodotti o gruppi di prodotti o servizi anche tramite fogli Excel per le varie istruttorie. Per la realizzazione del sistema informatico siamo partiti dalla situazione iniziale
nel quale le licenze sui prodotti e servizi Ecolabel erano gestiti attraverso un foglio Excel nel quale era molto confusionario poiché pieno di informazioni e per giunta tutte diverse. Per fare degli esempi, in una stessa cella di questo foglio Excel conteneva troppe informazioni, ad esempio 10 prodotti o anche di più con nomi tutti diversi. Un altro problema era quello della duplicazione delle informazioni. Queste informazioni venivano duplicate quando una società creava un'istruttoria e per ogni istruttoria che veniva creata dalla società venivano inserite sempre le informazioni della società richiedente. Questo ovviamente non faceva altro che appesantire il foglio Excel e lo rendeva anche difficile da visionare. L'ultimo problema, uno dei più importanti, è la disomogeneità della gestione del dato stesso. Ad esempio, gli stati a cui venivano distribuiti i prodotti, i nomi di essi, quindi delle nazioni, erano scritti in tantissimi modi diversi. Ad esempio Europa era scritto tutto maiuscolo, magari tutto minuscolo, o addirittura anche abbreviato. Ancora Francia scritto tutto maiuscolo e addirittura alcune volte anche con dei caratteri speciali. Tutte queste problematiche non consentivano un efficiente ed efficace gestione delle informazioni. Allora, gli strumenti utilizzati per questo progetto sono stati, partendo dai linguaggi di programmazione, abbiamo usato le nostre competenze in HTML, quindi anche CSS, PHP praticamente appena imparato proprio durante l'esperienza e JavaScript. Poi come strumento abbiamo utilizzato Todd for MySQL che serve per gestire il database a livello di tabelle, PHP Maker che serve per la modellazione del database e genera per appunto generare i vari file PHP, CSS, HTML e JavaScript. Poi XAMPP, quindi anche Apache e MySQL per simulare il server, MySQL Workbench per lavorare all'idea del database, tools di gestione server remoti, quindi la gestione del desktop remoto di Windows per accedere alla macchina remota sulla quale stavamo lavorando, e infine il pacchetto Office per la documentazione e per la gestione delle varie presentazioni. Questa qui è stato il nostro percorso che abbiamo deciso di suddividerlo in base ai mesi, in questo caso marzo, aprile e maggio. Nel mese di maggio di marzo, diciamo, ci sono state spiegate quelle che erano le problematiche che appunto abbiamo spiegato prima, cioè che c'era una gestione poco curata di questi dati su questi fogli molto disorganizzati e diciamo per ovviare a questa situazione si è optato di realizzare, diciamo, una piattaforma che avrebbe gestito questi dati molto più facilmente e come prima struttura abbiamo realizzato un database dove appunto nel futuro verranno inseriti questi dati, ma soprattutto l'utente potrà gestire molto più facilmente e molto più fluidamente. Allora, nel mese di aprile, dopo le considerazioni e i requisiti specificati nel mese precedente, il progetto è entrato in piena fase di lavorazione. Come principio, il team si è diviso in due sub-team, il team di back-end e il team di front-end.
E il team di backend doveva, l'obiettivo del team di backend era l'abilitare il, era la gestione dell'abilitazione degli utenti referenti a Ecolabel, mentre il frontend doveva gestire tutto quello che riguardava le iscrizioni e l'inserimento delle istruttorie e vari prodotti. Quindi l'obiettivo per questo mese era quello di cominciare lo sviluppo e la modellazione del database. Quindi in questo mese i software più utilizzati sono stati Toad for MySQL per la modellazione del database e PHP Maker 2017 per la modellazione di quello che sarà poi il sito web. La parte back-end aveva un pensiero principale, che era quello, pur se in fase di sviluppo l'accesso è stato fatto praticamente solo da admin, è stata la gestione di quali utenti possono visualizzare quali tipi di istruttori e quali tipi di prodotti, e quindi fare in modo che un referente per di una determinata azienda possa visualizzare solo solo prodotti, istruttori e servizi di quella determinata azienda. Mentre nella parte front-end, come detto prima, ha lavorato a tutto quello che riguarda all'accesso e alle richieste. Buonasera a tutti. Allora, durante il periodo di maggio abbiamo avuto due incontri con i richiedenti del sistema e in questi due incontri abbiamo riscontrato delle imprecisazioni all'interno del sistema e quindi siamo passati alla fase di miglioramento e di correzione dei diversi incomprensioni nelle fasi di sviluppo. Durante maggio quindi abbiamo avuto la fortuna per noi di trovarci in una situazione di colloquio proprio con chi ci ha commesso questo lavoro, questo progetto, e questo qua ci ha fatto pure utile per un futuro, per un prossimo futuro, perché ci siamo resi conto che anche all'interno delle grandi, piccole aziende sempre ci sarà un colloquio con un richiedente, un fornitore, noi siamo il fornitore in questo caso, però un committente, grazie. Dopo questi due colloqui che sono stati fondamentali, ci siamo resi conto che serviva per la piattaforma Ecolabel effettuare per il lato l'utilità di creare un file in grado di caricare all'interno del sistema molte pesanti flussi di dati, e proprio per questo motivo ci siamo impegnati alla realizzazione di un foglio Excel che sarà poi distribuito alle varie aziende che andranno a utilizzare questo sistema, per fare un caricamento massivo di tutti i dati all'interno del sistema. E proprio questo qua abbiamo interagito con proprio il linguaggio direttamente in PHP per creare degli script in grado di decodificare il file e apportarlo con modifiche, e proprio per evitare i problemi che c'erano già stati in passato con errate scritture modi di dire delle stesse cose differenti, abbiamo pure aggiunto dei controlli proprio per evitare questi problemi che daranno come risultato, diranno in alcuni casi se c'è stato un errore durante il caricamento, quali sono i punti da correggere dentro il file, o addirittura se il file presenta caratteri speciali o lettere maiuscole e minuscole, andrà a correggere in automatico tutti questi errori. Adesso passo la parola a Nicolai. Buonasera a tutti. Allora, questo progetto è stato molto proficuo in quanto sia dal punto di vista professionale che personale, in quanto abbiamo acquisito nuove conoscenze e ne abbiamo consolidate di altre, tra cui le più importanti sono le conoscenze trasversali, cioè il lavoro in squadra, il rispetto degli orari, l'adattamento alla nuova esperienza. Quindi queste sono cose che sono conoscenze molto importanti anche al di fuori che sono importanti in tutte le aziende, quindi sono delle conoscenze di base che tutti dovremmo acquisire. E
durante gli incontri si sono fatte delle vere e proprie sessioni di brainstorming, cioè abbiamo messo in comune tutte le idee per trovare la soluzione migliore atta a risolvere il problema. Quindi noi abbiamo avuto la fortuna di partecipare a una vera e propria progettazione, in quanto abbiamo visto tutti i passaggi per realizzare questo archivio e abbiamo parlato con chi dovrà utilizzare questo applicativo. Infatti questo è un punto cruciale, perché di solito la parte più critica è quella quando si parla con chi dovrà utilizzare, quindi con l'utente. Durante questa esperienza abbiamo visto le difficoltà di quest'ultima, ma grazie alla nostra tutora aziendale ci è stato possibile comunque adattarci e sicuramente abbiamo imparato molte cose e è stato il progetto che fino ad ora è stato più inerente al nostro indirizzo di studi, che è quello informatico. E io ringrazio a nome di tutti coloro che hanno partecipato direttamente e indirettamente alla realizzazione di questo progetto. Grazie. Ringrazio anche io voi, quindi ringrazio Nicola e Alessandro, Federico, Simone, Leonardo e Matteo. Mi accingo quindi a presentare l'ultimo intervento, ma non per importanza ovviamente, ovvero gli studenti dell'Istituto Luigi Einaudi di Roma, i quali, seguiti dai tutor Sabrina Rataparis, hanno seguito il percorso di alternanza scuola-lavoro intitolato Come organizzare e gestire eventi istituzionali nell'ambito ambientale, ideare e realizzare singoli eventi per la ricerca ambientale. Questo? Scusate l'inconveniente. Tranquilla, non cerco io. Scusami, no, grazie. Allora. Un'altra, vabbè, quella vestita di nero, scritta di nero. Allora, buonasera, svegli tutti quanti, quasi no? Siamo giunti alla fine di questa maratona e insomma è stata un'avventura piuttosto bella, direi, importante, bella e sicuramente formativa per tutti. E i ragazzi che sono stati così pazienti da seguire questa avventura oggi in particolare si sono trovati in triplice veste, un po' come sono stato io già da gennaio durante il percorso, ossia loro hanno appreso diciamo gli obiettivi che ci eravamo proposti e hanno organizzato questa giornata. Esporranno le slide un po' ciascuno.
mi dispiace per una ragazza che è dovuta andare via prima, Rebecca sarà sostituita sempre da loro, è andata a fare un colloquio di lavoro per cui era un impegno importante, vi saluta e vi ringrazia comunque. Allora, che cosa ci eravamo proposti? Principalmente ci eravamo proposti di imparare a lavorare in team e di mettere in pratica la realizzazione di un meeting, di un convegno, di un workshop, di un seminario. Gli argomenti trattati durante il cammino sicuramente sono stati innovativi per loro, perché si sono usati anche termini che ancora non erano familiari a loro, per cui comunque una terminologia nuova. Abbiamo avuto qualche inconveniente e complessità incontrate durante il percorso? Sì, piccole cose, non gravi, e sono state il risultato di una attenzione prolungata da mantenere, il capire come qui in ISPRA avviene la realizzazione di un evento, perché comunque ISPRA, essendo un istituto di ricerca istituzionale e statale, ha dei protocolli piuttosto rigidi interni da seguire, per cui la parte teorica che loro hanno dovuto imparare è stata quella più complicata e più faticosa. I punti di forza, sicuramente un possibile percorso lavorativo futuro per loro, che si sono un po' spaventati e hanno detto no, noi gli eventi non li faremo mai, però forse invece magari ci si troveranno e saranno un filo preparati. L'esperienza organizzativa ha visto molteplici attori chiamati a collaborare con noi. E gli obiettivi raggiunti forse sì, perché che conoscenze teoriche, pratiche, logistiche di comunicazione e dell'organizzazione di un evento le hanno apprese. Spero di aver passato una piccola cassetta degli attrezzi che potrà servirgli magari in futuro, soltanto per l'organizzazione di una festa, magari non proprio di un evento complesso. Adesso passo la parola a turno a loro, prego. Io sono Francesca e noi siamo i ragazzi del Istituto Superiore Luigi Naudi dell'indirizzo turistico e siamo qui perché il giorno 25 gennaio 2018 abbiamo assistito alla presentazione del progetto Alternanza Scuola-Lavoro proposto da ISPRA e la scuola ha deciso di aderire scegliendo alcuni alunni della nostra classe. Lo scopo del nostro stage è stato organizzare e gestire eventi istituzionali in ambito ambientale ed era realizzare singoli eventi per la ricerca ambientale. Le macrofasi utilizzate per la realizzazione di un evento sono state tre. La prima fase è la fase teorica, dove abbiamo studiato l'organigramma dell'istituto e la conoscenza dell'area comunicazioni dell'ISPRA e il diagramma di flusso con tutte le fasi organizzative di un evento, cioè pianificazione, erogazione, allestimento, disallestimento e post-evento. La seconda fase sono stati i primi approcci reali, dove abbiamo fatto le nostre prime esperienze sul campo, e la terza fase invece sono state le esperienze lavorative dirette e l'organizzazione di un evento, e appunto è stata un'esperienza diretta come supporto organizzativo nelle sedi congressuali. E adesso passo la parola ad Alessia, che comincerà a spiegarci la fase teorica. Buonasera a tutti, io sono Alessia e vi spiegherò l'organigramma di istituto. Allora, ci è servito per comprendere l'organizzazione completa e generale all'interno di ISPRA. E adesso lascio la parola alla mia compagna. Allora, io sono Michela e in questa slide viene descritta la composizione dell'area comunicazione. E a tal proposito, ogni referente di ogni casella ci ha spiegato la propria attività lavorativa. Tra questi possiamo trovare il responsabile area comunicazione, segreteria area, responsabile sezione coordinamento tecnico, redazione portale web, ufficio grafico, distribuzione e gestione materiali editoriali, organizzazione eventi e organizzazione stand, ISPRA TV e realizzazione documentari e ufficio amministrativo. Come già detto precedentemente, attraverso il diagramma di flusso del processo eventi
vi descrivo la fase di pianificazione. A fine anno la responsabile della comunicazione invia un'email tramite moderatore all'unità ISPRA. Viene successivamente fatto un calendario di pianificazione eventi annuale su un file Excel. Per ogni evento è nominato referente organizzativo. L'unità richiedente scientifica compila la scheda per richiedere il supporto per la cura dell'immagine grafica coordinata per tutti i prodotti di comunicazione da realizzare. Si fa un primo incontro ufficiale con tutti gli attori coinvolti nell'area comunicazione e l'unità richiedente, gli esperti nel proprio campo dove vengono pianificate tutte le attività dell'evento e le modalità e i tempi di attuazione. Si redige un primo cronoprogramma di massima. Terminata la fase di pianificazione, si passa alla fase organizzativa realizzativa, che vi spiegherà Alessia. Nella fase organizzativa realizzativa viene applicato ciò che è stato pianificato precedentemente. E si attua un'eventuale rimodulazione del tempo necessario per la realizzazione di una o più attività. Poi si effettuano dei sopralluoghi appunto presso i luoghi dove si svolgerà l'evento, e con la verifica poi degli spazi logistici, quindi la capienza della sala, e l'accessibilità delle apparecchiature audio-video e spazi di ristorazione. Poi si dà l'avvio all'attività di inviti attraverso la mailing list, che può essere istituzionale e o scientifica. E a seguire c'è il montaggio di fase di stampa con l'aiuto della grafica, dove si verificano tutti i prodotti editoriali. Infine, se nell'evento è previsto un catering, allora si sceglierà il menu per la ristorazione. Successivamente ci sarà la fase di allestimento e di erogazione. E nella fase di allestimento c'è una breve riunione informativa per l'assegnazione di ogni ruolo. E invece nella fase di erogazione si organizza tutta la fase di accoglimento del materiale per l'allestimento della sala. Poi c'è la sistemazione logistica dell'accoglienza dei partecipanti, dei relatori e della stampa, la registrazione di ogni partecipante, e il referente organizzativo si assicura che ci sia la necessaria assistenza. E dopo la fase di disallestimento, a chiusura evento, c'è la fase di disallestimento e quindi infine la fase di post-produzione, dove si conteggiano le effettive presenze reali di ogni partecipante. Si conteggiano e si elaborano le schede di feedback, quindi di gradimento, e si fa la raccolta di queste di slide, fotografie e video che sono state fatte durante l'evento, e si consegnano alla redazione web, che poi successivamente pubblicherà sul sito web ISPRA. E adesso gli approcci reali che ci spiegherà Naim. Buonasera, sono Naim. Gli approcci reali sono le organizzazioni degli eventi che abbiamo lavorato, diciamo. Abbiamo svolto le documentazioni di due eventi reali, il Cervo Sardo e lo Spogliatoio Rosso, delle quali abbiamo elaborato le presenze reali e la valutazione delle schede feedback. Dopodiché abbiamo partecipato a due eventi reali, nelle quali abbiamo aiutato gli organizzatori dell'evento e abbiamo svolto le seguenti mansioni: l'accoglienza e la registrazione dei partecipanti all'evento, sistemazione cavalieri, nominativi, relatori e relativo cambio seguendo tutti gli interventi gestiti dal moderatore, osservazione, svolgimento e assistenza generale, organizzazione e evento. Adesso passo la parola a Francesca che vi introduce come ci siamo organizzati per questo evento del 7 giugno. Per l'organizzazione
l'organizzazione di questa giornata conclusiva di alternanza scuola-lavoro, abbiamo messo in pratica tutte le fasi studiate nella teoria. E come prima cosa abbiamo fatto la riunione con il tutor per verificare la disponibilità del budget per realizzare l'evento. E poi abbiamo fatto altre riunioni per analizzare i requisiti per la pianificazione dell'evento, come la disponibilità della sala e la verificazione del funzionamento di tutte le apparecchiature audio-video. Abbiamo compilato la scheda per l'ufficio grafico, abbiamo individuato tutti i materiali di cui avevamo bisogno, come cavalieri nominativi, roll-up, programmi, locandine. Abbiamo compilato il modello sistema gestione qualità, direzione generale, comunicazione della scheda pianificazione evento. Abbiamo individuato tutte le tempistiche ipotizzate e visto tutte le varie deadline. Abbiamo realizzato i cavalieri nominativi dei relatori divisi per scuole e poi abbiamo predisposto gli elenchi dei partecipanti sempre divisi per scuole. E anche, abbiamo anche fatto gli attestati che poi invieremo in formato elettronico. Abbiamo fatto le copie delle schede di feedback da consegnare a tutti i partecipanti e organizzato tutto il materiale da consegnare il giorno dell'evento. Il giorno prima invece abbiamo fatto delle prove tecniche e il briefing dello staff e abbiamo predisposto tutte le fasi per la fase post-evento. La nostra presentazione si conclude qui e volevo ringraziare a nome di tutti l'ISPRA per averci ospitato nella struttura e che ci ha dato la possibilità di fare qui il nostro stage, dove ci siamo avvicinati in modo più diretto al mondo dell'organizzazione degli eventi e anche per averci permesso di essere presenti come staff ad eventi reali. Vorremmo anche ringraziare le professoresse Vinci e Sbrano per averci dato la possibilità di partecipare a questo stage e per ultimo, non meno importante, vorremmo ringraziare la nostra tutor Sabrina Radaparris per averci seguito con entusiasmo e disponibilità durante tutto il nostro percorso. Ancora tre slide a conclusione che però insomma vi sintetizzo o ve le leggete voi, perché è un tema che a me sta molto caro ed è trasversale e applicabile in qualsiasi momento della nostra esistenza lavorativa e non, che riguarda la buona maniera, la gentilezza e la cortesia da usare in qualsiasi situazione, soprattutto anche in questo lavoro che prevede una serie di imprevisti e di, diciamo, inceppamenti della macchina che a volte ti possono indurre a essere insomma meno garbati, però è un punto invece da tenere ben presente. Quindi praticare le buone maniere, individuare le proprie passioni, coltivare il proprio talento e puntare sulle proprie capacità è diciamo un'ispirazione che possiamo avere tutti e coltivare. E un'altra cosa è che nella vita bisogna contemplare la possibilità di fallire e di ricominciare, perché il talento e le capacità di resilienza risiedono proprio nell'avere il coraggio di rimodularsi per affrontare sempre nuove sfide. I ringraziamenti dovuti sono tanti a loro ragazzi, Alessia, Francesca, Michela, Nadiem e Rebecca, di aver partecipato con tempo e serenità al percorso condiviso, all'Istituto Luigi Einaudi e in particolare alla professoressa Vinci e Sbrana per la loro preziosa e presente collaborazione. Ringrazio tutto lo staff di comunicazione, a iniziare dalla mia responsabile Montesanti, che ha creduto in questa avventura e ha dato carta bianca per la realizzazione di questo ambizioso progetto, anche se appunto rispetto magari ai colleghi scientifici può sembrare sicuramente di valenza diversa, non voglio sminuire e dire inferiore, però diversa sì. Vi assicuro che le organizzazioni degli eventi comunque prevedono un'attività gestionale sicuramente complessa, come hanno potuto riscontrare anche loro. Un particolare grazie va alla paziente collega Sonia, creativa speciale dell'ufficio grafico di ISPRA, a Lorena Chiara per aver realizzato parte dello storytelling on demand di numerosi progetti e a Roberto Pagato, regista dello streaming ISPRA, ad Elvira e a tutto lo staff EduEFA, per avere un grazie particolare per aver coadiuvato noi tutor durante tutte le fasi del progetto. Ultima slide. Ringraziato tutti e io mi unisco ai suoi ringraziamenti per intanto la presenza
numerosa che vedo qui in sala. A questo punto voglio confermare le impressioni che ho avuto questa mattina, ovvero la sensazione che ho avuto è stata, ed è confermata appunto anche questo pomeriggio, è che i tutor, quindi i nostri colleghi ISPRA che si sono diciamo imbarcati in questa avventura a partire da gennaio, hanno dimostrato a 360 gradi diciamo l'amore che hanno per il proprio lavoro, e questo amore mi sembra di aver percepito che lo hanno trasmesso agli studenti che con questi percorsi formativi hanno conosciuto in questi mesi. Dall'altra parte, gli studenti hanno dimostrato oggi in prima persona di aver toccato con mano concretamente quello che è un'attività professionale che potranno, se vorranno, se gli è piaciuta, se sono stati sufficientemente coinvolti o se diciamo, si sentono loro portati per queste attività, poi continuare a approfondire negli studi successivi o direttamente nel mondo del lavoro. Quindi direi che da questa giornata tiro la somma di una giornata assolutamente positiva sia da parte di ISPRA che con questi percorsi formativi ha potuto far conoscere diciamo, la realtà lavorativa che la riguarda e si avvicinare gli studenti sull'educazione, sulla materia, sugli argomenti che riguardano l'educazione e la sostenibilità ambientale. Una bella avventura che è durata diversi mesi e che credo abbia portato molti frutti. Come è stato detto più volte, per ISPRA questa è stata in assoluto la prima esperienza, il primo progetto pilota di questa attività che non sarebbe stato possibile attivare senza la collaborazione della dottoressa Gatta e anche delle colleghe Tiziana Mettetti e Beatrice Fernandez che hanno supportato attivamente e hanno lavorato duramente per questa attività. Oltre naturalmente all'impegno veramente molto significativo dei tutor che hanno mostrato e sono riusciti a trasmettere ai ragazzi la complessità e la ricchezza delle attività che vengono svolte qui in ISPRA. Che dire, ringraziamo anche le scuole che hanno creduto nei nostri percorsi, nei nostri progetti di formazione. E speriamo che se questi percorsi sono piaciuti di poter avere nei prossimi anni di nuovo la collaborazione delle scuole, oltre naturalmente anche ad altri istituti che vorranno unirsi a questa esperienza. Vi ringrazio tutti. Avete consegnato le schede di feedback, avete preso i quaderni tecnici, che qualcuno si è dimenticato qualcosa? No? Ok, perfetto. Sì, ah scusate, la scuola qual era? No. Seneca? Scuola Seneca, per piacere gli ultimi 5 minuti ci regalate. Ma era Arancio Ruiz? Arancio... No, Ruiz. Ok, Seneca per favore. Seneca, due di voi per piacere. 5 minuti soli così mancate solo voi per l'intervista. Michela, andate al desk così vedete se... Ok. Poi loro al limite i nostri aspettano che vanno gli adulti e poi lo faccio così. Molto volentieri, sì. Non rivolgo da noi la... Sì, facciamo così. Eccoci, scusate, due voi volontari per una brevissima intervista. Abbiamo un maschietto sul minuccio. Perfetto, uno. Perfetto. Leader. Allora, se vi mettete d'accordo nell'arco di 30 secondi retti, se no facciamo la conta. E ti do il capo a te. Una ragazza? Io e Valentina, dai. Vai, tu e Valentina. Gli altri a sedere, così non...
gli altri a sedere. Deve scappare? Ah, perché che anche noi dobbiamo rifarla l'intervista. Sì, sì, sì. Se no vado maschio e maschio. Dai, ma noi è giù, ma sto ragazzi. Toni, vedi. Oh, che sina. Sì, poi loro sono stati davvero bravi. Un'esperienza. Però motivati, vero? Sì. Tantissimo, però è stato il giorno. Ma ieri sera c'era. Eri stanco a Madame? Nulla. Quindi l'attività, la funzione varia. Ogni anno è diverso. Sì, forse ad ottobre. Però le ragazze sono state bravissime. Vabbè, dire Becca, ma ti ho pure piacere dire due parole, non vedete. Sì, scusate ragazzi, c'è un'intervista in corso, quindi 5 minuti.